Serve un'alleanza formativa stabile, ampia e radicata a livello locale, anche per superare le criticità che si sono determinate a partire dagli anni 90 in relazione alla decrescente attenzione dei giovani e delle loro famiglie verso l'istruzione tecnica e le professioni tecniche. Questa situazione, diceva, ha determinato anche in Trentino un difficile incontro tra domanda e offerta di lavoro. Da un lato, le imprese non trovano i tecnici qualificati di cui hanno bisogno per competere sui mercati mondiali. Dall'altro, il tasso di disoccupazione o sottooccupazione dei nostri giovani rischia di crescere sensibilmente. Ma non si tratta solamente di recuperare il terreno e ristabilire le quote di diplomati che servono ora al nostro sistema produttivo. Qui si tratta di andare oltre, di immaginare, di pensare insieme il futuro. Per il rilancio dell'istruzione tecnica all'interno dell'offerta formativa riorganizzata dalla Giunta Provinciale proprio per questo nuovo anno scolastico, abbiamo ribadito che vogliamo recuperare gli aspetti più qualificanti del precedente percorso scientifico-tecnologico all'interno anche dell'istruzione tecnica. È già presente da alcuni anni nella nostra provincia l'esperienza dell'alta formazione professionale, che ha come destinatari diplomati anche del quinquennio superiore e non solo della formazione professionale. È già attivo da qualche anno un protocollo PAT Confindustria, che intende avvicinare la scuola al mondo dell'industria, incrementandone l'interazione per offrire spunti reali ed esempi concreti di imprenditorialità. Sappiamo quanto siano necessari integrazione e dialogo in forme non episodiche tra le imprese, che per svilupparsi devono divenire fabbriche di conoscenza, e le scuole che devono diventare, a loro volta, per così dire, fabbriche della conoscenza e della cittadinanza. La vastità e l'interconnessione delle conoscenze e delle competenze necessarie per avere successo nell'attuale situazione storica è notevole. Noi dobbiamo avvicinare sempre più i ragazzi alla cultura del lavoro, stimolarli ad applicare le conoscenze alla risoluzione dei problemi. Ma si deve fare di più. Creare un percorso di eccellenza che sappia far navigare i nostri giovani nella conoscenza e nella pratica delle tecnologie di frontiera, che sono per definizione meno stabili e più incerte di quelle consolidate, ma non per questo meno necessarie. Del resto c'è già attenzione all'istruzione tecnica, allo sviluppo in termini di filiera, in stretta collaborazione e partnership tra scuola, ricerca, università e impresa, che è stata confermata anche nella delibera del febbraio del 2010. Cito solo un aspetto. Un'adeguata programmazione strategica dell'offerta formativa richiede tuttavia di assumere una logica di filiera formativa che coinvolge l'istruzione liceale, l'istruzione tecnica, la formazione professionale, l'alta formazione professionale e l'università, verso l'istituzione di poli formativi specializzati di eccellenza, ritenuti strategici per lo sviluppo dell'economia trentina. Una scelta di questo genere comporta naturalmente la necessità di coinvolgere il mondo dell'impresa, dell'università e della ricerca, degli enti locali come forme di partenariati organici, mobilitare nuove risorse per costruire strutture e laboratori tecnologicamente avanzati di riferimento per tutta la provincia, in cui far confluire periodicamente sia studenti che insegnanti. Questo non è stato un convegno generico su cosa si potrebbe fare per migliorare la scuola. Questo è stato un seminario alla fine del quale è partito un progetto che si realizzerà e che darà vita a Trento a questa nuova esperienza di istituto tecnico. La differenza è fondamentale, naturalmente, perché spesso si discute su queste cose, raramente credono
ci sono le convergenze di, c'è la convergenza di diversi fattori di tipo istituzionale, di tipo normativo, di tipo anche, come dire, contenutistico, per far sì che dalle discussioni si passi alle conclusioni operative. E per me questo è stato il seminario di oggi. Per me si è deciso di partire, si è già in viaggio per questo obiettivo molto importante, che riguarda l'attivazione di questa nuova esperienza di formazione. Oggi siamo qui a registrare un primo importante percorso fatto, e siamo qui a assumere un impegno da parte di tutti, per parte mia certamente lo assumo, a far sì che questa esperienza possa partire nel più breve tempo possibile, per arricchire, per rigenerare l'offerta di istruzione tecnica nella nostra città, nella nostra provincia, secondo le indicazioni molto importanti che sono emerse stamattina. Io credo che questo sia un esempio di come la scuola può accettare i cambiamenti e può progettare delle piste nuove, e questo esempio io credo che debba essere riproposto. Ci sono sicuramente le risorse intellettuali, le risorse organizzative per farlo, anche per altre filiere formative. Prima ha parlato un rappresentante dell'IT Marconi. Io credo che lo stesso ragionamento che oggi abbiamo fatto con una direzione che è l'ICT deve essere fatto per la direzione della meccanica, e può benissimo e deve essere fatto a Rovereto, ma poi ci sono altre filiere, tutta la materia dell'energia, della nuova edilizia, del legno, insomma, ci sono alcune filiere formative intorno alle quali e dentro le quali l'operazione di metodo che è stata fatta qui oggi deve essere proposta, e in questo modo noi apriremo, al di là degli slogan e delle retoriche, veramente una stagione nuova per la formazione tecnica all'interno della nostra comunità, e in questo modo anche oltretutto costruiremo pezzi di quella filiera formativa che necessariamente, come è stato detto prima, parte dai primissimi anni dell'educazione dei ragazzi e finisce, anzi non finisce mai, attraversa tutto il percorso e non finisce mai. Qui oggi si sono fatti ragionamenti di lungo periodo, le cose importanti non accadono se non con progetti di lungo periodo, e con progetti ambiziosi, giustamente è stato detto, auguri a Litti, no? Perché intraprende una strada che è un po' in salita, certo che è in salita, e certo che è ambiziosa, se non fosse ambiziosa non avrebbe nessun senso, non avrebbe nessun significato, però io desidero dire che per fortuna il Trentino può affrontare questi progetti ambiziosi per la semplice ragione, anzi soprattutto per la ragione che noi siamo sulle spalle di alcuni giganti che nella storia della nostra comunità hanno aperto delle piste, hanno messo delle pietre miliari intorno alle quali si è costruito un assetto che certo con cicli, con fasi più o meno positive, con disattenzioni, talvolta con difficoltà, ma insomma è un percorso che si dimostra essere quello giusto. Noi siamo sulle spalle di questi giganti, fin dei conti l'istruzione tecnica della nostra città si deve a un grande podestà che fu Osmar Zurana, il quale andò anche in rotta di collisione con la dieta tirolese, perché costruì un edificio, quello di Via Verdi, poi divenne poi facoltà di sociologia, ma insomma si deve a lui l'apertura accanto al filone umanistico classico che già preesisteva, no? L'apertura di una istruzione tecnica in città, e un secolo dopo si deve a Bruno Kessler l'apertura di piste sulle quali ancora viviamo di rendita, l'università, la formazione professionale, l'università, i centri di ricerca. Noi possiamo avere progetti ambiziosi oggi per la semplice ragione che siamo sulle spalle di questi giganti, ed è per questo che non ci possiamo permettere nulla di meno degli obiettivi ambiziosi che anche in questo campo, anche per quanto riguarda l'istruzione tecnica,
siamo obbligati, siamo costretti e lo vogliamo fare a tirar fuori.